Andiamo subito a cercare la profondità con Bremer, c'è la chiusura di Darmian, poi Kostic, il controllo di Rabiot va subito da Chiesa, grande protagonista in nazionale, vuole esserlo ovviamente anche questa sera. Rabiot va al centro, la conclusione subito al volo da parte di Cambiaso, conclusione mancina da parte di Andrea dopo 40 secondi. Pallone sul primo palo, Szczęsny controlla con sicurezza. Pronto Weston, pallone profondo a cercare Gatti, pallone rimane ancora lì, Rabiot, poi Chiesa, Chiesa col sinistro! Prima occasione clamorosa per la Juve al quarto d'ora! Movimento a tagliare di Di Marco addirittura, Dumfries preferisce andare sul fondo, il pallone morbido sul secondo palo, dove c'è Lautaro? Ma c'è anche Szczęsny, ancora una volta, attento. Çalhanoğlu, attenzione che può anche calciare, Çalhanoğlu! Palla sul fondo, non benissimo Dumfries, interviene Vlahovic, grande lavoro di Dušan e poi Chiesa che può puntare, Darmian che retrocede, ancora Chiesa, va al centro per Vlahovic, Dušan Vlahovic, 1-0 per la Juventus al 27esimo minuto, sì proprio lui, Dušan Vlahovic, quinto gol in campionato. E lo Juventus, e la Juventus è in vantaggio. L'Allianz Stadium è una bolgia. Una meraviglia, sentiteli, sentiteli. Andiamo a rivedere il recupero palla di Dušan che poi va da Chiesa, Darmian non lo affronta, retrocede e allora Fede lo vede al centro, lo serve e lui col piattone fa 1-0. Sommer non ci può arrivare. Palla all'angolino, palla in buca, siamo avanti noi. Palla profonda ancora a Barella, a cercare in verticale Thuram, che veloce, prova a prendere il tempo a Bremer, Thuram va al centro, Lautaro! Martinez fa 1-1. Palla profonda di Di Marco, interessante questa traccia per Barella, prova a prendere il tempo a Gatti con il tacco, da un bel pallone a Mkhitaryan, poi Thuram mastica la conclusione, bene così per noi. Palla profonda, la sponda aerea, il pallone che rimane lì, interviene Szczęsny, non c'è più tempo, finisce 1-1 il derby d'Italia all'Allianz Stadium, succede tutto nel primo tempo al vantaggio di Vlahovic, ha risposto Lautaro Martinez, tutto nel giro di 6 minuti.